La scelta del telematico per la Camera di Commercio risale a circa 10 anni fa. Siamo stati precursori e oggi iniziamo a raccogliere i frutti, ma continuiamo nella sperimentazione, in particolar modo con l'utilizzo della posta elettronica certificata, che agevola moltissimo le imprese per tutto ciò che concerne l'attività del registro delle imprese e degli altri albi, ma anche per la spedizione di domande di concorso, per la spedizione di domande di esami e quant'altro. Abbiamo anche altri servizi a disposizione delle imprese o dei cittadini che riguarda la questione dei corsi di formazione. Tutti i corsi di formazione ormai vengono gestiti online, le domande arrivano online e questo permette di gestire anche i flussi di questi corsi che riguardano sia Camera di Commercio che l'azienda speciale Venezia Opportunità. Per iscriversi ai nostri corsi, abbiamo la persona che intende partecipare al nostro corso si collega al nostro sito internet di Venezia Opportunità alla sezione dedicata ai corsi. Cerco di darmi l'obiettivo ogni mese di almeno fare un giro all'interno del sito e vedere se c'è qualche cosa che mi può essere utile e mi può interessare. La persona quindi che intende iscriversi, prima di tutto, ha una visione generale di tutto il corso, tutte le iniziative che vengono fatte, che viene fatto. Se decide di iscriversi alla sezione iscriviti online, deve compilare una maschera. Anche su questo profilo molto utile perché prima di tutto ti confronti con altre realtà e quindi anche diverse dalla tua. E quindi c'è un modo anche per capire, per consigliarsi reciprocamente su che cosa sarebbe meglio fare o non fare. La gestione dei corsi prima avveniva attraverso il sistema cartaceo, quindi la persona che se voleva iscrivere un corso lo faceva compilando una scheda inviandocela via fax. Nel momento in cui entro, vedo quello che può essere utile per me, esempio check-up aziendale, e io a quel punto mando subito la richiesta se c'è. Una cosa importante è la partecipante scrive il suo indirizzo mail. Quello è fondamentale proprio perché ci sia continuità. Ma la stessa newsletter, mailing list, così, sono utili perché se uno non è metodico nell'andare a controllare ogni mese il sito della Camera di Commercio, magari si perde delle possibilità e delle opportunità che invece cioè, sono un peccato. E una volta finita la compilazione della scheda di valutazione, può scaricarsi tranquillamente l'attestato quante volte lui lo desidera, quante volte lui gli serve. Quest'anno abbiamo poi sperimentato anche una nuova modalità di costruzione del bilancio d'esercizio del nostro preventivo economico. E ragionando su delle schede per via telematica. Le schede di bilancio nascono dalla necessità di tradurre operativamente dei progetti che vengono proposti a livello locale da parte delle nostre associazioni che sono radicate sul territorio della provincia, nei singoli comuni e nelle singole realtà mandamentali. Questa nuova procedura online risponde alle esigenze di web interattivo, ossia considerare il sito non solo come luogo da cui scaricare certi moduli per le imprese, ma proprio come un luogo di scambio e di interazione, di colloquio con la pubblica amministrazione. È un momento importante perché a quel punto un'idea diventa un progetto, diventa un piccolo business plan che serve appunto a tradurre in elementi operativi quello che poi sarà realizzato sul territorio a vantaggio dei nostri associati e naturalmente anche della comunità e dei cittadini. E sul telematico tutta l'avventura della firma digitale, quindi la questione del registro delle imprese e quant'altro, che ora però abbiamo esteso anche alla possibilità di presentare le domande per le richieste dei contributi e quindi siamo anche su questo terreno precursori perché accelereremo moltissimo le istruttorie delle imprese che quindi potranno ricevere i contributi prima perché l'istruttoria sarà molto semplificata. Tramite lo sportello telematico Bandi abbiamo sostituito la pratica cartacea tradizionale con la pratica telematica. L'abbonamento a Web Telemaco Infocamere permette di caricare la domanda online. Questa domanda sarà immediatamente protocollata senza ulteriori passaggi interni da parte dell'ufficio e sarà inserita immediatamente nel database Cerchi Infocamere col quale gestiamo i contributi. Questa è una grossa innovazione nella nostra modalità di gestire l'istruttoria dei contributi perché ci permette di avere già trovare la domanda protocollata online allo sportello Web Telemaco di Infocamere e vederla già introdotta in automatico
automatico nel programma di gestione Cerchi Infocamere, col quale gestiamo appunto i contributi sui bandi. In sostanza l'utente ora può entrare nel nostro sito, scegliere, individuare il bando al quale può concorrere, verificare la modulistica necessaria e compilarla online. Sono PDF editabili, per cui insomma possono essere poi firmati digitalmente e caricati nel sito di Web Telemaco. Immediatamente la pratica comincia a seguire l'iter di istruttoria interno all'ente e quindi è possibile effettuare velocemente le verifiche sul diritto annuale, comunicare i dati alla ragioneria che serviranno poi per liquidare velocemente il mandato di pagamento sul contributo richiesto, e allo stesso tempo l'utente è costantemente informato online su Web Telemaco sullo stato dell'istruttoria della propria domanda. Su tutti i bandi della Camera di Commercio abbiamo introdotto il QR code, quindi anche tramite telefonino, laddove vi sia una modulistica corposa, è possibile andare a consultare gli allegati direttamente online. Insomma, una Camera di Commercio che si pone al futuro con una forte attenzione allo sviluppo dell'informatica e della telematica e di canali digitali. Noi avevamo coniato qualche anno fa una Camera di Commercio facile da usare. Adesso possiamo dire che la Camera di Commercio di Venezia è a portata di un click per chiunque la voglia utilizzare.